secondo me avete potuto vedere al sondaggio hanno votato la maggior parte delle persone sì. Di conseguenza, siccome noi manteniamo le promesse, Adesso faremo questa challenge in cui saliremo tutti così tipo americani. quindi non perdiamoci chiacchiere e iniziamo subito con il video. Bene, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nostro nuovo video. Noi siamo The Two Brothers. e questo ti faremo l'assaggio di cibi americani che avete ben potuto Da vedere qui sia è dal già titolo. dal titolo. Ragazzi, oggi non suggeriamo solo il cibo americano, bensì anche delle delizie di Harry Potter. Infatti ci vestiremo anche a tema e le abbiamo qui a destra. Beh ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere, iniziamo subito con il video. I got broads in Atlanta, just to go lean the family. Credit cards and the scammers, getting no looks in the bank. Legacies. No. Allora ragazzi, eccoci qui tornati, però anche io sì a tema, come potete ben vedere, con la sciarpa di Gryffindor, la barchetta di Harry Io ho i Potter baffi, lo chiedo. Perché? agli inglese. E poi ragazzi, queste bacchette, diciamo anche queste, le abbiamo comprate proprio a Londra, negli studios di Harry Potter. Però ragazzi, iniziamo subito col primo spacchettamento, apriamo qui la rana. Io nel frattempo apro questo banco senza rimasto per Oh, che è rana. una rana di cioccolato, infatti, come potete vedere. E poi, come si vede, ma qua dietro sono dei semini, qualcosa. Sarebbe un nocciolo. Ecco a metà. Io la Ma testa. perché non c'è il culo della rana? Io la Scusatemi. faccia. Uno, è soffiato. Facciamo cambio, non c'è il culo. È buonissima. Cioè, cioccolata normale, non capisco cosa sia Ah, questo. abbiamo anche la figurina. Sembra tipo dei cereali. La figurina di What the fuck? Rowena Rebu. Ah, è tipo quella di Keccano, se si vede il cane. Che più muovi, più cane. Ragazzi, guarda la faccia di cazzo di questa regina E qui. poi c'è la sua biografia. Guardate qui, se c'è a vedere la sua faccia di Beep. Faccio una magia e diventa anche una faccia di Beep. Ah, già lo ha. Allora, sì, ci sono anche delle scritte qui dietro, però mi scoccio di tradurle. Abbiamo preso Prende quello la che sua doveva parla fare. di lei, parla di io sarà questa signora. Ok, passiamo subito con le caramelle. Ragazzi, eccoci qui. Abbiamo appena aperto le caramelle, non so se si riescono a vedere, se si vede. Comunque sono, cioè, sono un sacco, Diciamo rischia il gusto però mi modi pare. Harry Potter e modi inglesi. Allora ragazzi, andiamo a prenderne una a Aspetta, caso. io pesco a caldo, appena l'ho messo in bocca mi devi dire il Ti gusto. faccio vedere quale prendi. Inizia a vedere qual è. Allora ragazzi, sembra del Non mi dire, non marmo. mi Guardate qui, dire, non mi dire. sto Fammi mettere in bocca e vedendo, poi mi sembra dice il gusto. marmo. Fammi mettere in bocca. Allora, vediamo un po'. Io non mordo ancora. Buono. Cioè, buono pepe nero. Ah, è vero. Tutti frutti sarebbe. O tutti frutti e pepe nero, quindi non lo so. Di che sa? Sa Domani. di frutta, però non tutti, sa solamente di pera, Allora, a banana questo punto mi e manco il mela. ciccio, io assaggio l'uovo di dinosauro, Sembra un però no, lo faccio scoppio di gatto è vedere. marshmallow. Guardate qui. Sì, è marshmallow. Sembra uovo di dinosauro, lo assaggio. E invece c'ho questo sfizio. Allora, ragione la pelle è marshmallow, è buonissimo. Questo qua c'è scritto che o limone o non so. Sa di vaniglia più che Forse marshmallow. banana, non lo so. E sta staccando il baffo. No, sono buone. Sta cosa russa. Limone! Saremo tutte, dai. Questa sarà. Ciliegia. A Ah, questa qua è la salsiccia. proposito di ciliegia, ragazzi, adesso ho appena mangiato la caramella alla ciliegia, ma dopo ci beremo la Coca-Cola alla ciliegia. Che Iniziamo fa a. schifo, l'ho già bevuta. Adesso l'assaggio prima la caramella e la salsiccia. Va bene, ho mangiato banana. Salsiccia. Cioè, c'è ma di Limone, russo, va limone. bene. Sta cosa viola. Forse è melanzana. No, non lo so, non lo so. Raga, sa di polpetta, non sa di salsiccia. Sapete detersivo. Per chi non sa il napoletano, sa di detersivo. Sa di
Se arriviamo a 50 like. Se arriviamo a 50 like, se la mangia mio padre. Vabbè, per fare condicio mangio il sapone. Una cosa verde che dovrebbe essere pisello. Verde e pisello. E mela verde. Non so se è sapone. Sì, sapone. Ok. Se crepa, 1000 like. 1000 account, se mezzo per mettere 1000 like. Lo faccio per voi, sapone. Crepa. Allora. Panna acida, sembra colore la panna acida, latte scaduto. No, allora uova. Uova mescolata della, come si chiamano? Oppure questa cosa che non so cosa si chiama. Comunque c'è ancora il sapone in bocca, che fastidio. Ma l'abbiamo assaggiato tutte ora, diciamo. E adesso invece Candy Floss. Raga, sta cosa fa schifo. Assaggialo. No. Raga, ma avete mai assaggiato? Quando fanno sembra, se avete gli attacchini in bocca come me la macchinetta, sembra tipo quella sostanza bianca in cui mettono per attaccare gli attacchini. Tutti quello che mangiamo allora. Ma no, tutte. Lo lasciamo lì. Buonissimo. Ma non tu, ti acqua buona. Adesso facciamo di nuovo come prima. Okay. Vedi cos'è? Vedi cos'è? Questa è la schifosiera. No! Ma che schifo! Vabbè, l'abbiamo vista. Che dovrebbe essere. Ma una buona, posso acchiappare oggi? Oddio! Io ho paura. O banana o vomito. O banana o vomito. Una che non sa di niente, ho appena mangiato. La posso leggere? No. No, butto tutto io questa cosa avanti, ragazzi. Anche qui sembra una cosa. C'è uno verde che si chiama grassi, cioè il blocco di erba. Come faccio a mangiare l'erba? No, l'erba che si fuma. Che ci sta questa cosa? Raga, ho preso vomito. Vomito. Cioè, vomito? No, questa non è. Assaggio erba. Ma che c'è l'erba? Perché si vede proprio la fogliolina quella. Io voglio vedere. Dai, basta! Ma che sei erba? Sei proprio di erba, io non so già dell'erba del prato. In mezzo sta, quindi c'è uno stato minuscolo di una foglia. È merda, non è foglia. Ma è buonissima! È buonissima! Oh ragazzi, stiamo a 15 minuti di video, abbiamo finito le caramelle, il video può finire qui, ciao! No, vabbè ragazzi, per le caramelle è tutto. Adesso passiamo al cibo americano. Allora ragazzi, eccoci qui con le bevande Dr. Pepe e Coca Cherry. Dall'altro zero. Ragazzi, vi ricordiamo zero. Che praticamente non ci pagano per queste sponsorizzazioni. Quello è tutto gratis. Fatto. Io ho quello di scoppia perché abbiamo comprato. Allora ragazzi, vi faccio vedere il colore. Che profumo. Se vedete tutta schiuma. Il colore della solita acqua cola. Se immagini. Non ci sa vedere anche il colore. Il colore si è la cola. Il problema è che è l'odore. Ma secondo me sono uguali, sono sera che non l'ho già bevuta. E se lo schiuma. Raga. L'odore dell'edificio. No, che dentifricio? Lo sciroppo, tipo quella. Allora, ragazzi, il dottor Pepe è soprattutto un benissimo che è fatta con la ciliegia. Infatti, è tale quale la cola con la ciliegia. Cioè, pensavo di trovare cose completamente diverse, invece sono completamente identiche. Sono l'odore di meno, questo qua è meno forte. La Coca-Cola, questa qua. È meglio questa. Meglio tutto Pepe. No. Sono di rapida, mi piace solo tutte e due, quindi di conseguenza buttiamo tutte e le bevande. No, ragazzi, noi non buttiamo niente. La regaliamo ai poveri. Non è vero, non ce l'abbiamo noi. È buono. 50 malachi che mi bevete la bibita fanno fatta da Coca-Cola. Non c'è mai arrivato a 50 malachi. Ma uno non pensa di bere la Coca-Cola. La mia bibita. No, io mi bevo questa e non bevo tutta la giornata. La mia bibita che farò te la bevi.
ma anche no, ma forse c'era 20.000, però 2 milioni di like, non è vero, ormai del video. 2 milioni di like sono 2 milioni di views. Raga, facciamo una cosa adesso, per restare in tema dolce, prendiamo anche i dolci e ce li berremo. Allora ragazzi, eccoci qui, abbiamo preso adesso i dolci, ovvero i Reese's, che sono questi, e gli Snickers alla mandorla. Iniziamo ad aprire prima i Reese's, vi spiego subito da solo. Praticamente sono dei dolciumi americani, sono anche in Inghilterra, a Parigi, dove sono stato io, che praticamente sono fatti di semplice cioccolato al latte, all'interno c'è il burro d'arachidi. Ho scoperto che... Adesso lo faccio vedere, ecco qui, sembra che un wafer, però all'interno, cioè siamo un Twix, però all'interno c'è il burro d'arachidi. Ho appena visto la confezione, è scaduto. Ah, io questa qua non lo faccio perché mi fa schifo. Il burro d'arachidi. Ragazzi, è buonissimo. Comunque stavo scherzando, non è scaduto, l'abbiamo appena comprato. Per far condizionare devi assaggiare. Io ho mangiato l'erba. Io il vomito. E sei tu? Io il vomito. Questo video diventerà come mangiare, come mettere i capelli su quello che mangiano. Tutto tuo, tieni. Questo devo assaggiare per forza. Certo. Allora, praticamente guardate, è fare fuori a quello con la nocciola, non so se riesce a vedere il video, però c'è la differenza che è fatta con le mandorle, solo questo. Tutto tuo. Questo mi piace, il resto no. E fa schifo. Lentamente schifo. Boh. Se se lo beve arriviamo a 100 like, non mi interessa. Non vedo. Cambia pure la carta, tra l'altro. Che la signora sta normale, c'è cioè, la carta nera. Vabbè ragazzi. Raga, sta facendo la terza guerra mondiale qua dentro. Diciamo che... Passiamo alla roba salata. Interruzione, ma non è... Dato che noi non siamo umani, mangiamo prima gli M&M's e poi le Pringles. Logico. Inizio con queste M&M's che snack mix, sweet, cioè dolce e salato. C'è una linguetta, che però non so come si usi. Ah, così. Ho rotto la busta. Ragazzi, queste qui sono M&M's ripieni di burro d'arachidi e fanno schifo. Cioè, a me il burro d'arachidi mi piace, ma questo fa letteralmente a me schifo. No. Ho rotto la busta io. Assaggio. No, raccondito, io metto la cosa al vomito. Oh, ogni cosa va raccondito. Sempre. Raga, no, ci stanno gli M&M's. Tipo, fatti tipo come se fossero dei... ma non è mai scaduto questa cosa, cioè 12.000 le mandorle. Ma che? Allora, sono questi qua che sono tipo come se fossero da Brezel, però a pallina. E sono fantastici, sono buonissimi. E te ne mangio due. Sì. Mangio 4, anche 5. Poi ci sono questi qua normali che sono cioccolato. E poi le mandorle che a me non piacciono. Luca, non se vanno a vederle. Ragazzi, questo è il ripieno di questo. Cosa? Questo qua è questo che si portano i ragazzi a scuola in America. Ah, perché lui è testato, ragazzi. No, sta scritto snack for school. Ah, pretzel balls. Candy e... non me ne voglio mangiare. Ah, mi sto ripetendo, sono buonissimi. Cioè, fuori mangiare mi sembra, quindi mangiarne ancora. Comunque, se devo dire la verità, non me le consiglio né questa né quell'altra, perché fanno letteralmente schifo. Cioè, sanno di sciroppo con la vera tosse, solo che frizzante. Allora, l'unica cosa non capisco. Allora, che questo è un pacchetto in cui include dolce, frutta secca, mandorla e poi salato. Ma i ragazzi mica si mettono a fare lo scarto mentre lo mangiano. Mi mangio io la mandorla, no, comunque la mandorla che lo scarto. Non la mangio nessuno. E lascia la nostra madre. E adesso, se lasciate 25 like, lo faccio comunque. Mangio pretzel balls and candy.
tipo l'ha fatto qua. Chi gliel'ha fatto fare? Cioè, non si sente. No, ma mangio. No, devi mangiare, vabbè, mi interessa. Sei... Mangio, no. Ti mangio il pretzel o ti mangio questo? Il pretzel. Il pretzel. No, non ce la mangio. Io mangio, sono buonissimi. Metà. Oh, intero. Non si sente, se c'è il cioccolato. Mi è salato. Il blu ragazzi oggi un po' è dolce, ragazzi. Ma come è dolce nel salato, blu ragazzi, perché la ragazzi deve attrezzare. Vabbè, vabbè. Passiamo alle Pringles. Perché io, dopo dolce e salato insieme, dopo il blu ragazzi che non è né dolce né salato. Ragazzi, questo video non uscirà perché siamo morti. Oh mio Dio, un cimitero! Che può tenere? Madonna, se hai mangiato lui, andiamo a mangiare i amenzi. Questa si può fare, ma qui non ci mette, cioè puzza di piedi. Vabbè, assaggio solo io. Ah, per far condicio. Ti piace? Per far condicio. Allora, alla salsa barbecue, posso piccare salsa barbecue, che buono. Allora, c'è cipolla. No. Pomodoro. Raga, cipolla, pomodoro. E il... Ma questi cosa sono? Ma mi ha lasciato la banalata. Oh no, non ha più dolci. Ma che schifo, questi mi fissano tutto. È anche un po' piccante. Devo assaggiare uno di tutto. Ma che è? Questo non c'è una mandorla. Ragazzi, questi elementi a contatto con Franza sapeva salata, cioè non è dolce, dolce sale. Non quale sale? Sapete che a me piace soltanto salsa barbecue. La maionese no. Mentre invece il pufke c'è per mangiare la mente, solamente se un casolaro. Questa cosa salsa barbecue. Tra un po' salsa barbecue, ma sono buone. E finisco dopo. Adesso, gusto pizza. Vedete dalla foto, non sembra la pizza napoletana, quindi, no, pizza, quindi pizza americana, quindi pizza, quindi gusto. No, ma io non ce la può mangiare il salto quel dolce. C'è la foto di Toscana. Certo. Luna Park, Luna Park, Luna Park. Sono di 15 ore. Per chi non lo sapesse, perché io non ho della crosta. O il bordo. Sono che lo guardo nel nome del video. Però loro chiamano bordo crosta a Napoli. Tutta la campagna si chiama cornicione. Quindi è anche sul titolo questo video. BBQ. Questa Pringles al gusto soltanto da un lato. Cioè, qui sopra non c'è gusto. Qui sotto è scurissimo. Si vede? Spero di sì. Sì, così sì. Guarda. Da un parte non c'è gusto. C'è gusto. È buona. Sì, ragazzi, sono buonissime queste cose, sta bene più. Comunque, ragazzi, se tremo le somme, le cose più buone che abbiamo mangiato in questo video sono gli M&M's, che tra l'altro l'ultimo è caduto, lascia lui. Questo. 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 E il culo della rana. Io questo, la mandorla. Il culo della rana. Alcune caramelle. E questa. Giusto due, le chiappate buone. Io sono quasi tutte. Quasi. C'è anche la pizza con qualcosa. Beh, io assaggio, se no mette come le mandano, non le mangi nemmeno. Che qua c'è, cioè, metà e metà. Che bigusto. Schifo. Lo sto mischiando. La prima con più schifo, la seconda, la terza no. Poverino, che pensa allora. La grande richiesta di Gabriele vuole mangiarsi la Red Velvet, che tra l'altro è preconfezionata, quindi aspettiamoci di peggio. In genere, ragazzi, la Red Velvet non si mette, è solo il colorante rosso, non ci dovrebbe essere né ciliegia né fragola. Invece questo no. Invece questo no. L'ho assaggiato già uno prima, mi faceva letteralmente schifo, quindi ho detto lasciamogliela a Gabriele. Allora, partiamo dalla risposta che a me la Red Velvet non piace. Si sente da qui? Oh, ragazzi, sento io la puntatura. Cioè, allora, sento lui là dietro. Che morso.
Cioè, ci piace il fa morso. Ride. Mi piace. Mangia ancora. Non capisco. Cioè, ha un odore fortissimo di ciliegia e il sapore pochissimo di ciliegia. Ragazzi, perché la bella devo questa roba che se lo schifo che ha mangiato non c'ha più le papille gustative. Sento salsa barbecue addirittura, ma non questo. Voto 3. Allora ragazzi, adesso faremo le votazioni di questo cibo, anzi questa merda. Quindi iniziamo a fare la rana ha avuto 8. Allora, io ho votato 9. Ho animato la regina con la faccia di beep. 10. Voto 10. Raga, la rana è l'unico cibo che mi è piaciuto. Infatti diciamo che da 8 è proseguita la figurina. Non succede tutti i giorni che ci diamo la figurina. Voto anch'io 10, perché un euro cibo si serve qui in mezzo. Cioè, quella figurina è 2 voti. Sì. Poi, è pure che ci deve essere mostrato. Poi, è pure... Allora, questo, io, se facevo le mandorle, avrei detto... roba salata? Zitto. Avrei detto 9, perché i prezzi mi sono piaciuti, le mie mezze sono piaciuti, ma ste mandorle fanno schifo. Quindi, se tra l'altro, non appena la cosa a terra, mi potrei dire le pulizie. Se non... c'erano le mandorle, avrei detto 9, quindi adesso do 8. Mamma, non guardare questo video. Diciamo ragazzi, questo giorno ma solamente le mens, e quindi non so cosa c'entra salato e dolce messo insieme, quindi voto 5. Non mi piace. Non me ne accorto. Diciamo che passiamo al secondo mens che abbiamo aperto, ovvero questo. Questo ho avuto 10 pure io, perché era buonissimo. No, che c'è? 4. Devo bere cosa 4, non sa di nulla, è zitto lato dolce. Passiamo alla Dr. Pepper e la Coca-Cola da scegliere, che me ne sono 9, uguali. 9, 6, vai. 1, 0,5. Sono generoso. Si vede che siamo fratelli opposti. Poi passiamo alle patatine, ovvero queste due. 5,5. 8,5. Sarebbe voluto andare da scuola. Allora ragazzi, questa diciamo che ne ho viste il migliore, però le prime sono normali, oppure le patatine del peperoncino, però diciamo che un 7,5 sono vede da tutto. Mentre queste qua, la pizza, tutto sono tranne che di pizza, io do 2, perché non mi piacevano proprio. Poi passiamo anche ai caramelle. Già detto prima, ma staccate di Red Velvet 3. Io assaggio proprio perché mi fa schifo, quindi diciamo che voto anch'io 2. Poi, vabbè, cioè, non mi sputare la Coca-Cola addosso. Inoltre, anch'io 2. Inoltre passiamo anche alle caramelle, che tra l'altro l'ho buttata e che c'è uno schifo. Le caramelle, io per l'idea non do una... Non devo dire che già ci sono le rischio al gusto. Non so quale sono le sono uscite prima, però dico... Direi 6. Però ci sono alcune gusto buono e quindi questo gli fa salire il voto a 8. Quello del gusto non buono invece faccio davvero schifo, davvero schifo. E quindi vuol dire che sono fatte bene, quindi per il, non per il gusto, ma per come sono state fatte? Per come sono state fatte le caramelle 9, ma per i gusti 5. Raga, io per quelle caramelle, come ho detto una bella, c'era le liste di gusto, queste diciamo sono quelle inglesi e americane, quindi le liste di gusto non so ci sono state pure in America, in Inghilterra, quindi diciamo che butto 8. Però per i gusti, soprattutto che ho acchiappato io, perché ho preso vomito, erba, una di melanzana che sembra una sapone del sio per i gatti, e salsiccia, e una sola di limone, no, è una sola la ciliegia ho preso. Quindi diciamo che sono molto sfortunato e diciamo che voto 3 solo per questi gusti che ho preso. Questo è il computer in mezzo a terra. Avete visto anche nel video. Inoltre ragazzi, gli ultimi due cose erano, ovvero la Snickers alla mandorla, mentre i Reese's... Snickers alla mandorla, 0. No, non essere così cattivo, 2. 0. 2. Mentre i Reese's, ovvero quei dolciumi con il cioccolato di pieno di burro d'arachidi, voto 7. Diciamo che aver mischiato tutti i gusti, soprattutto aver mangiato quelle caramelle dopo aver bevuto questa Coca-Cola, non è che mi è stato molto... 7? 7. 1. Generoso. Tutto c'è con il burro d'arachidi fa schifo.
Quindi ragazzi, adesso diciamo che per oggi è tutto, vi chiedo di lasciare il like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, quanti like vi chiediamo? 30 like, 35, 35, 35. A 50 like diciamo da adesso, Gabriele, sì, dovremo assaggiare altri cibi, quindi prenderemo tipo cibo francese oppure cibo tedesco, ce lo scrivete qui sotto nei commenti, ma vedete così lo troviamo, anzi no. Cibo giapponese già abbiamo assaggiato, quindi assaggeremo il cibo cinese oppure anche barbaro, quindi indiano e altre cose così. E invece, adesso, dato che io ho gli attributi, mangerò brezel, M&M's e mandorla. E poi l'M&M's col wafer dentro. Quindi. Crepa, 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 crepa. Cinque. Ok ragazzi, gli iscrivete al canale se ancora l'avete fatto per 2-3 basso e su Brest 2-3 basso. Noi ci vediamo alla prossima e bella bro!